Nella sfida di oggi ci sarà una Lucky Race in coppia, io e Nico contro Marceloco. Quando costruiremo però la squadra finale, se abbiamo dei Pokémon in comune, quei Pokémon andranno bannati. Siete pronti, amici? Prontissimi! Potete anche andarvene, perché non vi voglio più sentire né vedere. Nico, sei pronto per questa battaglia? Guarda, guarda, leggendario. Nico, ricordati la legge... Guarda, guarda, guarda qua, partiamo già subito con un Melmetal. La legge dello scorso episodio era: se non trovi più leggendari, bisogna iniziare a contare ogni 5. A switchare lane anche. Eh sì, Nicuzzo. Io però comunque... ma io parto male. Uno l'ho trovato io, non mi sto lamentando più di tanto, in realtà ti dirò. Si è girata Tina. Attenzione, attenzione. Si è girata Tina. Salutiamo Tina da casa, per favore ci sarà qualcuno. Itran. Signor Locolokiss, che in realtà è Nicolokiss. Locolokiss, come stai, Nico? Raccontaci un tuo ricordo riguardante i Pokémon, per favore, mentre catturiamo. Ricordo... Allora, ti dico... Aspetta che c'è un Moltres. Ti dico che ho comprato sia Diamante che Perla, nonostante fossero tipo lo stesso gioco, perché mi piacevano le copertine. Nicuzzo, non dirmi che hai combinato questa gag da piccolo che hai fatto... Vabbè, ma perché in uno c'era un Drifloon che te lo scambiavi in un ponte, mi ricordo, nell'altro no. Quindi era un po' vero, speciale. Vero, ci sta. Allora, Lugia, vieni qua per favore. Io adesso voglio raccontarti una gag, Nico. Vai. Io ho iniziato a giocare a Pokémon da Pokémon giallo. Cioè, per dirti da quanti anni gioco ai Pokémon. E quando uscì Pokémon Oro e Argento, mio padre me lo regalò perché aveva comprato entrambi i Pokémon per il compleanno di mio cugino. Pensate che fossero diversi. Sì, e quindi tipo fa, vabbè, a sto punto scegli uno dei due. E quindi io ero indeciso e Lugia mi aveva più convinto di Oh. E quindi a me Lugia è sempre piaciuto un sacco, appunto anche per questo motivo. Perché c'ho sto ricordo in cui avevo le scatoline davanti. Guarda, doppio Lugia in tutto ciò mentre parliamo. Avevo queste due scatoline davanti, dovevo scegliere quali tra i due dovevo prendere per giocarci. E quindi diciamo che da lì in poi ho questo ricordo incredibile di Lugia, quindi lo preferisco rispetto a Oh. Se voi da casa, ragazzi, avete un ricordo riguardante i Pokémon bello, scrivetecelo qua nei commenti, che vi lascio un cuoricino. E anzi, scrivete con l'hashtag sono un campione, così vi saluto nel prossimo video. Nicuzzo, a me comunque non sta andando così tanto male. Io non sto messo male, ti dirò. Ne ho tipo più di uno stack, cioè più di 6. Ok, ci sta, anche io ne ho più di 6. Vuoi fare una cosa? Ti fermi, facciamo un piccolo cambio lane. Vai, con anche, metti giù un PC, che facciamo anche un recap dei Pokémon che abbiamo. Feromosa. Dobbiamo muoverci, che se arriviamo alla fine, alla fine. No, beh, lo so, perché tanto noi, Nico, poi ci rimettiamo lì i nostri Lucky Blocks, ci rubano. Io ho 7 Pokémon leggendari. No, 5 in realtà. Tra ultra creature. Non mi ha preso il doppio Lugia. Ragazzi, abbiamo un problema. Io Lugia ne ho presi 2. Vabbè. Perché non c'è il doppio? Vabbè, fa niente, fa niente. Non sono messo così tanto male comunque, Nico. Ho dei Pokémon decenti, se posso definire. Xerneas. Giraci. Doppio leggendario, Cuzzo, la tua lane, eh? Buono. E la tua invece no. La mia era un po' più... Oh! No, Nico, confermo. È la tua corsia che era devastante, devastante. La tua fa... E com'è che fa? Bello, un bel rumore, fa proprio un bel rumore. Però, vabbè, vieni qua. Cos'è però... questo? C'è un cane verde. È uscito anche a me. È il tuo 76, beato te. È un Zygarde in questa sua versione cane. E quello è un Tapu Koko, doppio leggendario, Nico. Ma Zygarde è un leggendario, Sì? Sì, Nicuzzo. Ma è bellissimo. È molto, molto carino. Però quella è una forma che lui sviluppa durante solo la battaglia. Non sempre, caro buon Nicuzzo. Dobbiamo essere bravi comunque a catturare dei Pokémon leggendari non rari. Cioè, rarissimi. Non rari, perché io conosco Madamarchi e io so che lui è super affezionato a Rayquaza, Groudon, Kyogre. Quindi cerchiamo di prendere dei Pokémon leggendari che possano non essere uguali ai suoi. Perché sennò ci li banna il giovane tranquillo, campione. Tranquillo, tranquillo. So Vabbè, Nicuzzo mi fidi. Cos'hai trovato? Ha trovato. Attenzione. 34 leggendari hanno trovato. Come fa, scusa? Ma non è possibile. Secondo me hanno. Ma citano, dai, dai. Dici? Allora, Nico, posso essere sincero con te? Ogni Io volta. Ho a fianco la console del server, quindi vedo se cittano o meno. E loro non lo sanno di questa cosa, se si stanno givando Pokémon o altro. Io l'unica cosa che vedo è che Madamarch e Locko si stanno tippando tra di loro. Quindi ho un po' il timore che stanno combinando qualcosa. Però che loro... stai tippando? Io dovrebbe leggo, servire? Leggo un server thread info. Locko Locky teleported to Madamarch. Cosa potrebbe servire questo TP, signor? Non lo so. Nico? Siamo non quasi alla fine, eh? Vedo Madamarch in fondo. L'ho visto. Io però non sto trovando roba... Deoxys. Interessante, Nico, Io non so, ho messo male. Neanche io, ti dirò. Ho trovato anch'io dei Pokémon interessanti. Dai, ricordiamoci... Dimmi. Sì, c'è un Sylveon, che livello è 58. Non male. Però ci servono... Wailord gigante. Non mi sembra un Pokémon che vogliamo prendere. Io in realtà ho finito.
Quindi anch'io ho finito. Non sono messo così male. Io neanche così bene, però ti dirò. Voglio vedere un attimo il mio Lugia come è uscito. Non male, Lugia. Però iniziamo a costruirci una squadra. Vediamo cosa riusciamo a fare. Io seleziono i miei migliori tre. E tu selezioni i tuoi migliori tre, Nico. Va bene? Vai. Ci sto. Ma dobbiamo vai. Unirli? Perché poi dobbiamo unirli, Nico. Okay. Dobbiamo creare la nostra squadra. Cioè, i miei allora. Migliori tre e i tuoi migliori tre. Vediamo. Giraci un po' pessimo. No. Bocciato. No, Gazzard in realtà non è per niente male. Me lo posso prendere molto volentieri. Poi Regigigas. C'è un Teddy Ursa. Non ho gran Pokémon, No, te lo dico. Neanche io, Nico. Non sono molto performanti. Purtroppo, Nico, anche io sono messo malaccio. Questo non è male, sto giratino. Nico, io la mia squadra l'ho selezionata. Io ne ho selezionati 6. Dimmi che presupposto io... magari li copiamo. Io ho Lugia, Lunala e Gazlord. Niente okay, di cioè che, purtroppo, diversi. Azzigard può essere interessante perché loro non l'avranno sicuramente. Quello è vero. Anche se a me in realtà ne sono usciti 3, Nico, Quindi bisogna essere onesti. E me ne sono usciti 3 vuol dire che c'è un'alta probabilità che loro potrebbero averlo. Però è stanno facendo evolvere qualcosa. Controllali che fanno cose strane. Ma cosa stanno facendo evolvere questi? Oh, guardali. Nicuzzo, dammi quello Zygarde a 76 perché è comunque un Pokémon veramente potente. Quindi potrebbe essere utile per la battaglia. Allora sì. Sei pronto, Nico? Vai, hai i miei Pokémon. Ho preparato Pokemon. Qua dietro la trade machine. Io ti lancio allora, i miei Pokémon inutili Reshiram. Perché tanto... Reshiram è un ottimo Pokémon, bravo. Ho fatto un danno. Bravo, Nicuzzo. Spamma come sempre, vai. Poi, ti do questo... Necrozma interessante. È un Pokémon che Locko non mette. Giratina. Vai. Stavo per dire una parola che non volevo che loro sentissero. Giratina. Qualcuno elimini i Pokémon che ci sono in giro perché, ragazzi, spero che voi siate pronti per la battaglia. Ma da Marci... No, questa volta ti vuole battere Locko. Locuzzo, dimmi in fila io. I tuoi Pokémon, per favore, che sono curioso di Palkia. Sapere. Non ce l'ho. Hai Meltal. Non ce l'ho. Necrozma. Sì, Necrozma bannato cavolo. Per entrambi. Nicuzzo, Necrozma era un gran bel Pokémon. Anche da noi. So. Aveva delle belle mosse. Poi. Volcanion. Non ce l'ho. Buzzwole. Non ce l'ho. Palkia. Non ce l'ho. Quindi 5 Pokémon a disposizione per entrambi. Noi abbiamo 2 Palkia, raga. Esatto. Ah, ok, va bene. Allora, siamo pronti? Quando vuoi. Lancia il Pokémon che vuoi, Nicuzzo. Sì, Nicuzzo. Locko lo kiss. Palkia! Sono fratelli, raga. Sono okay. uguali. Ok, Palkia bene, contro Gazzlord. Vabbè, ha già preso danno questo. Mi spiace per il tuo Palkia che prende già danno, Nico. Sì, Nico. Ancora dannazione. Me l'ha shottato! Me l'ha shottato! Chi sarà più veloce tra i due? Ok, calma. Ma ragazzi, ma che Pokémon ha? Quello ride. Lo sta ridendo troppo. Sta cosa non va affatto bene. Ma perché? Vai, via. Fuori Palkia, dai. Dico che si sta incacchiando. No, dai, non si sta arrabbiando, Nico, perché sbaglio nomi. È la 14ª rec che facciamo oggi. Andiamo! Hai Veltal. Hai Veltal. No, Locko, ti avviso. Oblivion Wing non si può usare. Non ce l'ha, purtroppo, non ce l'ha. Ti avviso. Perché l'ha sposato? Uomo avvisato, perché mezzo salvato, È una mossa troppo forte, Marco. È una mossa cheat, è una mossa quella. Oh! Moonblast! Sì! Mi sta calmo, Lunala! Mi sta calmo! Dai, Lunala! Sì, shottato anche Veltal, Nico! Dai, shottato Marco! Shottato vuol dire che lo shotti. Dai, che attacco per primo io? No, che c'è la mossa super efficace. Vamo. Ma sei scemo? Oh, non mi uccide! Sì, ma come di vita! Tre di vita! Sì! Ma che stupido. Nico, stai assistendo a questa situazione. Sì, ma ti sta facendo vincere. Assistendo a questa battaglia. Ma perché c'è una mosca quello? Vabbè dai. Ma Locko, ma è super efficace Moonblast. E non altri Pokémon. Ma metti Volcanion e farli colorare la massa di fuoco. Ragazzi, io direi che state un po' troppo litigando tra di voi. Comunque non è Team io coeso. Non lo so. Vediamo che mossa li fa adesso. Un curioso. A me non, vediamo. A te, tipo Lugia, non lo Nico, so. Ma te pare un team coeso questo? Come che ma tipo è Lugia? Non mi ricordo. Dimmi che tipo è Lugia. Non mi interessa. Ma come è anche dall'interno. È psicovolante. Quindi cosa devo usare? O buio, o elettro, spettro. C'è della tensione. Percepisco della tensione in questa battaglia. Aspettate che cerco una camomilla. No, vabbè, ragazzi. Arriva con Deliveroo, per caso? Sì, arriva. Ok. Tieni. Perché, no, vabbè, caro Nico, abbiamo letteralmente... Eravamo messi male inizio battaglia. Ma veramente male, Nico. Poi ho pensato che tu hai farmato dei grandissimi Pokémon. E lì ho vinto la battaglia per te, caro Gollini. Mi ha fatto salvare i miei... Noi ci fermiamo qua. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti, viva bella la raga, grazie. Sportività.